Ad oggi un'attività dal negozio di fiori al bar di quartiere o di paese, al ristorante, alla pizzeria, non può fare a meno, non può prescindere dalla sua presenza su Google. Punto numero uno, perché Google è il monopolista nella ricerca organica, sia su smartphone, ok, sia su PC, è monopolista nella ricerca per quanto riguarda la ricerca di parole su internet. Vale a dire, ristorante a Brescia, è logico che quasi tutti stanno usando Google, e essere su Google ben lavorato e ben posizionato, ok, può fare in modo di dare davvero un delta importante ai tuoi affari e ai tuoi risultati, perché le persone cercano per categoria e ti possono veramente trovare, e dunque puoi farti anche scegliere. Devi essere presente dappertutto su Google, devi essere presente nella SERP, vale a dire nell'elenco di siti che dalla prima pagina e di elenco di ricerca che dalla prima pagina arrivano, adesso te lo faccio vedere comunque su Google, e devi essere anche presente su Google My Business e su Google Map. Tutte queste cose possono essere aiutate ancora di più se oltre ad essere presente su Google organico, sei anche presente su Google a pagamento. Prima di tutto dobbiamo sfatare un mito, ok? Google non è Facebook, e lavorano le due piattaforme, okay? Anche se Google, grazie, tra virgolette, alla concorrenza di Facebook, è cresciuto molto, ma le due piattaforme lavorano prettamente su due tipi di domanda diversa. Ora, come la chiamano gli americani, chi ti cerca su Google è un searcher, vale a dire colui che cerca, e possiamo anche andare un pochino più in profondità e dire che colui che cerca è una persona che sa già che cosa vuole, okay? Dunque va a cercare, per esempio, la soluzione al suo problema di mal di schiena, e va a digitare come risolvere mal di schiena, mal di schiena, medici per il mal di schiena a Brescia, ok? Su Facebook la cosa è completamente diversa, non è più domanda consapevole di persone che stanno già cercando e sono quantomeno, se non consapevoli del tuo prodotto e di che cosa puoi fare per il suo mal di schiena, ma sto parlando anche, ti ripeto, di ristoranti, di pizzerie, di negozi di fiori, di bar, tutto quello che vuoi, di bar per la mattina, di bar per la sera, di prenotare una pizza, di palestre, di chiropratici, di insegnanti, di marketer, tutto quello che vuoi, ok? A mio parere, oggi su Google ci devi essere e non c'è niente da fare. E dunque parliamo di searcher: coloro che cercano ti trovano su Google. Vi sono anche altri motori di ricerca, ma Google la fa da padrone. Possiamo dire che oltre il 90% è praticamente un monopolio delle ricerche, vengono fatte su Google e su Chrome, che è il browser di Google. Ok? L'altra cosa molto importante invece è l'altro tipo di domanda, quella che non è più domanda consapevole di chi quantomeno sa e va a ricercare il problema, è la domanda cosiddetta latente. È il grosso del mercato, la domanda latente, è specializzato nell'intercettare attraverso tecniche particolari, ok? Bisogna anche qui saperlo fare. Non ultime sono importanti le offerte, che non sono i tuoi prodotti, sono due cose completamente diverse. L'offerta può coincidere col tuo prodotto, ma non è detto che sia il tuo prodotto, ma ne parleremo in altri video. Ok? Chi va su Facebook, che cosa fa? Non vai come su Google o paradossalmente anche su YouTube, come risolvere il mal di schiena. Chi va su Facebook ci va per passare il tempo. Chi va su Facebook va anche su Instagram, va anche su TikTok, va anche su Pinterest e altri social media, scusami, sono abbastanza stanco, mi sono andato a godere una bellissima sauna questa mattina qua a Manerbio. E che dire, chi è su Facebook si sta facendo gli affari propri, dunque non è un searcher, colui che cerca, ma è uno scroller, colui che sta passando il tempo scrollando sulla bacheca
degli amici a vedere che cosa hanno scritto, che cosa hanno pubblicato, a mettere mi piace o a cliccare e andiamo a vedere dove porta questo link, andando dunque attraverso Facebook su un sito esterno. Però che cosa succede? Su Facebook ci stiamo facendo gli affaracci nostri, non stiamo cercando una soluzione al mal di schiena, però ti si può palesare una pubblicità del tipo: soffri di mal di schiena, è inutile che tu continui a soffrire, guarda che c'è la possibilità di curarti attraverso questo metodo innovativo. Ti ha colpito? Ti sei sentito toccato nel tuo problema? Attraverso il tuo comportamento latente, colui che ha fatto la pubblicità su Facebook è riuscito a incuriosirti e si è andato proprio ad intercettare il tuo bisogno che non era espresso in maniera consapevole come su Google. Ok, magari ti invoglia ad uscire e a cercare, ok? E a approfondire. Per cui abbiamo due diversi tipi di domande, ok? E dove stare? Qual è il meglio per la tua attività? Una risposta sicura, non dare ascolto che a chi te la vende facile non esiste. Il meglio per la tua attività lo bisogna testare. Anche se, ok, io uno zampino, una piccola quota di denaro per farmi cliccare e farmi venire a visitare a casa mia sul mio sito, la metterei su Google, ok? E andare a vedere che risultati mi restituisce. Per cui, ragazzi, avete un'attività, volete mettervi in mostra, se nessuno sa che ci siete, nessuno può venire a acquistare. Internet, non è la panacea e la soluzione a tutti i mali, però veramente può essere un aiuto, un supporto importante sotto vari punti di vista per andare a dare una accelerata alle possibilità di contatto che vi possono apparire. Ok? È logico che una pubblicità su Google va fatta dopo che hai messo a posto tutto l'ecosistema di Google, ma anche e soprattutto quando hai messo a posto il tuo sito, che diventa un sito accogliente per le persone che cliccano e ti cercano e vogliono andare ad approfondire il tuo servizio. Deve essere un sito che si apre velocemente, ve l'ho già detto in tantissimi altri video, deve essere un video che parla la lingua di coloro che cercano il tuo servizio, che è una lingua settoriale, dunque scritto con un certo copy decisamente importante, proprio per accogliere il cliente e fargli vedere che esisti e che sai fare il tuo lavoro, ok? Per oggi è tutto. Se vuoi, se sei interessato, non a che io ti faccia la tua pubblicità su Google o su Facebook, ma vuoi imparare e diventare indipendente a pubblicizzarti online in modo che se una cosa non fa, sai intervenire ed arrangiarti fino a che trovi la quadra per ottenere dei risultati economicamente sensibili ed importanti, sotto ti lascio il link per contattarmi. Ok? Ciao e alla prossima da Tito Maianti. Ciao ciao.